fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, giorno 1, Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus. Partiamo dal comunicato ufficiale della Juve, che ufficializza appunto da ieri, oggi è il giorno 1, eh. Ieri era il giorno 0, ieri era l'anno 0, oggi è l'anno 1, speriamo, però le avvisaglie sono un po' quelle. È ufficiale l'allenatore della Juventus, prossimo è e sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juve fino al 30 giugno 2027, 42 anni e la carriera, Bologna, Spezia, Genova. Le prime parole di Thiago sul sito ufficiale della Juve: sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juve. Ringrazio la proprietà e la dirigenza, a cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi. Benvenuto alla Juve e buon lavoro, mister. Ambizione è la parola usata da Thiago Motta, non sostenibilità. Attenzione, ambizione. E tutti si stanno già un po' scatenando, eh? Già prima c'erano avvisaglie, ma adesso tutti improvvisamente vogliono tornare a venire alla Juve. Quelli che avevano dei dubbi, perché non sapevano bene il progetto come fosse delineato, adesso che hanno visto le prime mosse, i primi approcci, le prime trattative di giuntoli, la dichiarazione ambiziosa di Thiago Motta, sono tutti pronti ad arrivare. Ma oggi facciamo il punto della situazione. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunto ovunque voi siate. Allora, attenzione, attenzione, attunto, attention. Allegri prima, Thiago Motta adesso. Giunto lì in mezzo, Elkan a presidiare dall'alto. Allora, la premessa è sempre quella, sia chiaro. Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juve, sosteniamo Thiago Motta, tifiamo Thiago Motta, perché questo vuol dire sostenere e tifare i colori bianconeri, fino a quando Motta sarà l'allenatore della Juve. Prima e dopo si possono dire altre cose. Durante si sostiene, si discute, si analizza, si approfondisce, ma si sostiene. Spero che definitivamente da oggi usciamo dai paragoni, anche perché la storia di queste ore ci va ad insegnare che quello che noi raccontavamo l'anno scorso e che raccontiamo quest'anno e che racconteremo il prossimo non è in controtendenza tra i due allenatori, e cioè chi segue questo canale lo sa. Noi non siamo mai andati a discutere su quello che poteva essere diverso tra un allenatore e l'altro, perché quelli sono dettagli, sono filosofie diverse di gioco, si può vincere in un modo, si può vincere in un altro. Noi abbiamo sempre messo come base della nostra discussione la competitività della Juve e se la Juve era una squadra adatta a vincere. Adesso, comunque noi l'andiamo a pensare, le mosse di Giuntoli e le richieste di Thiago Motta che vanno verso l'ambizione. Guarda che non è un particolare da sottovalutare, perché in genere quando si fa la prima dichiarazione ufficiale, quando lui dice ringrazio la proprietà e la dirigenza, qui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi, lui avrebbe potuto dire, come si dice in questi casi, assicuro la mia dedizione alla causa. Invece no. Ambizione che lancia un messaggio, cioè io sono qua per ambire ad alti livelli, non per servire la causa sposando la sostenibilità, così come da lettera di azionisti di Gioreca, che non vuol dire ovviamente andare contro ai desiderati della proprietà, però sottolineare che lui tende all'ambizione. Non è stupido il ragazzo, assolutamente, anzi, è molto intelligentemente la sua richiesta a Giuntoli, e Giuntoli che cerca di soddisfarla, va a confermare quello che era il nostro discorso l'anno scorso con Allegri, e cioè, dato per scontato che la vittoria della Coppa Italia e però l'arrivo in terza posizione a più di 20 punti di distacco dal primo non può e non deve soddisfarci, però la Juventus dell'anno scorso viene ritenuta da Thiago Motta che arriva e da Giuntoli, che c'era già l'anno scorso, non competitiva. Ragazzi, perché se no, allora la discussione che si faceva nella passata stagione era
e Allegri non riesce a sviluppare il gioco, e Allegri non riesce a valorizzare i giocatori, e Allegri ha una squadra in mano competitiva e invece non riesce a competere, anzi finisce molto distante dal primo posto. Ma allora, cambiando l'allenatore, infatti molti dicevano, no? Anche molti di voi ragazzi, no? Oh, basta cambiare l'allenatore e abbiamo risolto i nostri problemi, perché la squadra c'è. Ma perché allora Thiago Motta arriva e non tiene la squadra l'anno scorso? Correttamente, secondo me. Perché vuol vincere. Non vuole essere sostenibile, vuole vincere. E quindi, insieme a Giuntoli, che anche Giuntoli l'anno scorso non riteneva la squadra competitiva per lo scudetto, però è arrivato tardi, ha mercato già finito in estate, e a gennaio si può fare quel che si può, poco, ha ritenuto di doverla cambiare sta squadra, tant'è che adesso si propongono tutti e tratta con tutti Giuntoli, i grandi giocatori esperti, Douglas Luiz, ci siamo, stiamo limando, siamo praticamente vicini alle firme, 26 anni, giocatore esperto, Premier League, nazionale brasiliana, Greenwood, che alla fine, vi dico sinceramente, anche se io non voglio mai entrare nelle cose personali, tantomeno giudicare non sapendo e non conoscendole, però sarebbe anche meglio forse evitare, così evitiamo tutto sto casino che già stanno facendo, ancora non è arrivato, ma comunque Manchester United, uno dei giovani più promettenti che intanto si è affermato, Kop Meiners, giocatore non vecchio ma non più giovanissimo, grande esperienza nel nostro campionato, si è imposto con l'Atalanta, nazionale olandese, Zirkzee, che ha fatto una grandissima stagione a Bologna, e il Milan è lì anche se è in posizione di stallo perché non vuole pagare le commissioni, ma l'ha puntato come acquisto top per la sua stagione, e possiamo andare avanti, fermiamoci soltanto a questi, ai primi della lista. Se cambio del portiere, via Szczęsny e dentro Di Gregorio, ricerca di un difensore centrale, barra di un terzino, vedasi Di Lorenzo, 31 anni, capitano del Napoli, nazionale azzurro. Cioè, se questa squadra era già valida e bastava cambiare una pedina o due, non ci sarebbe tutta questa rivoluzione, giusto? E invece c'è questa rivoluzione, perché Thiago Motta vuole vincere, e Giuntoli, giustamente e meno male, e ringraziamolo, lo vuole accontentare. Per farlo però Giuntoli, che sta in mezzo tra i desiderata della proprietà e quelli dell'allenatore, deve anche inseguirla la sostenibilità. E per farlo, lo abbiamo già spiegato in un altro contenuto l'altro giorno, compra ma deve vendere. E per vendere deve avere a disposizione materiale da vendere. E se sta riuscendo a mettere nelle trattative McKennie valutandolo 25-30, Ealing valutandolo 15-20, vuol dire che il lavoro che è stato fatto l'anno scorso non è stato a devalorizzare o a svalutare la rosa, anzi l'ha valutata, altrimenti questi giocatori non avrebbero questo tipo di considerazione e valore sul mercato. Idem Chiesa, che ha in scadenza di contratto 2025, quindi questa è l'ultima estate in cui lo puoi vendere, il prezzo si abbassa, e invece ha una valutazione sul mercato di 40 milioni in questo momento, che per un giocatore in scadenza è tanto. Stesso discorso vedasi per Sule, che ha estimatori in Premier League valutato 40 milioni, che ha fatto alla fine un anno in Serie A al Frosinone, è tanto. Quindi, questo cosa significa? Che quello che è stato fatto l'anno scorso non è assolutamente da buttare, ma è una base da cui ripartire, da migliorare, per mettere a disposizione di Thiago Motta una squadra competitiva, è giunto, lo sta facendo, quindi non c'è stato un lavoro da buttare, c'è stato un lavoro da aggiustare e c'è una squadra da cambiare, ma questo Allegri, Motta, se fosse arrivato italiano, chi volete voi, era chiaro che la Juventus non era più a livelli competitivi del primo posto, perché aveva e ha un centrocampo, perché ancora le trattative non sono chiuse, da rifare. Perché un ragionamento è partire con Rabiot titolare insieme a Kop Meiners, insieme a Douglas Luiz, insieme a, e poi girarti in panchina se devo fare un cambio a Fagioli e Locatelli, è un conto avere Miretti, Fagioli, Locatelli e Nicolussi Caviglia nel roster da girare in centrocampo, con tutto il rispetto e il bene che vogliamo ai nostri ragazzi. Sono due situazioni qualitative
per essere competitive ad altissimo livello, molto differenti. E quindi finalmente questa Juventus, sorry, qui vola tutto e anche i foglietti, finalmente questa Juventus riparte da quello che ha detto Trezeguet l'altro giorno, ridare gioia ai nostri tifosi. Per ridare gioia ai nostri tifosi bisogna, va bene, inseguire la sostenibilità, ma ad essere nelle condizioni di dare materiale all'allenatore competitivo. Giorno numero uno, Thiago Motta nuovo allenatore, la Juve inizia a costruirsi sulla competitività, ambizione. Poi il campo ci dirà, ovviamente, questo non è garanzia di vittoria. Quella poi la devono mettere i giocatori, guidati dall'allenatore, in campo. Però le basi e le premesse del primo giorno sono già molto elettrizzanti. Fine dei paragoni, chiudiamoli qua, basta, non ci devono essere le vedove di Allegri, basta, basta, lo dico io, basta. Io ho grande conoscenza, grande stima e anche, tra virgolette, amicizia con Massimiliano Allegri, così come ho avuto un buon rapporto quell'anno che c'è stato Sarri, così come ho avuto un ottimo rapporto con Conte che ci ha portato ai primi successi, così come nel breve ho avuto un bel rapporto e rapporto con Pirlo, perché cerco sempre di mettermi nella condizione con i nostri allenatori di avere una conoscenza diretta, approfondita, per capire le difficoltà e magari riportarvele. Poi la discussione è sempre apertissima, ai vari schieramenti. Sono d'accordo, non sono d'accordo, mi piace, non mi piace. Però basta, chiudiamo, basta con... Cioè non facciamo che iniziamo tutto l'anno con basta. Allora adesso è Thiago Motta, sosteniamo Thiago Motta, viva Thiago Motta e fino alla fine. Forza Juve. Voi iscrivetevi al canale, bel like al video, grazie, commenti, sostenete anche me. Campanella per essere raggiunti e raggiunte. Ovunque voi siate.